Siamo qua in stazione a Condove con Maurizio del comitato Spinta dal Bus e siamo qua al presidio che questa sera ha fermato il treno alta velocità diretto a Torino. Maurizio, come sta andando questa serata? La serata è ottima, abbiamo questo treno doveva passare per visitare da Condove dalla stazione di Condove alle 8:30. Sono le 10:10, il treno è fermo, non siamo riusciti a bloccarlo, i numeri sono importantissimi perché parliamo di 300 persone che si sono mobilitate con un messaggio in cui non veniva neanche specificato il tipo di azione, si è deciso in piazza Condove come fare, è gente della Valle di Susa che ha questa voglia di manifestare il proprio dissenso per tutto quello che è capitato dal giorno dello sgombro della Maddalena, in specie per gli ultimi avvenimenti che sono capitati, dal fallimento dell'Italcoge, che come sapete ha fallito e ha dovuto riprendere e riportare i camion all'interno dei loro cancelli. Oggi abbiamo saputo che quei camion stanno cambiando le scritte e stanno mettendo le scritte di Martina, che prenderà il posto dell'Italcoge. Questi sono assolutamente dei modi di fare al di fuori della legge, ci dicono che siamo illegali noi, ma spiegatemi com'è possibile che ci siano delle situazioni in Italia in cui vengono dati gli appalti così, cambiando i nomi e l'etichetta ai camion, e poi anche le perquisizioni che sono avvenute dopo le ultime azioni che si sono svolte, vedi l'ultima con la pentolata davanti all'hotel Ninfa che ha visto 16 persone notabili prese alla mattina alle 10 e rilasciate a sera di sera dopo varie perquisizioni senza aver commesso assolutamente nulla se non stare sotto un albergo e battere il pezzo. Questa appunto, come dicevo, è una risposta della Valle a tutto quello che è, non sarà l'ultima risposta, sarà l'inizio di una mobilitazione che vedrà anche coinvolta la Bassa Valle, non solo Piemonte, perché devono capire che è l'intera valle che si oppone a quest'opera e l'intera valle creerà conflitto fino a che questo non sarà fatto. Quindi, come si dice qua in Valle di Susa, a sarà dura ma per loro. Grazie Maurizio.